Polizia Pescara, operatore 41. Al lavoro anche oggi per garantire la sicurezza di chi si diverte o si riposa. Alle forze dell'ordine di Pescara per questo è arrivato il grazie del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e del sindaco Carlo Masci. Insieme hanno visitato questa mattina i comandi provinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, direzione marittima e polizia municipale. Comandi pienamente operativi, con gli occhi aperti sull'intera provincia. Il giorno di Ferragosto si trasforma nella giornata del ringraziamento. Sì, oggi bisogna essere qui, bisogna dire grazie, è stato messo in campo un dispositivo importante, condiviso in sede di comitato e poi reso operativo, c'è una presenza capillare sul territorio di tutte le forze di polizia, ma anche una presenza discreta per garantire un divertimento sicuro in una città e una provincia che offre tantissime opportunità da questo punto di vista. Un giorno di festa è iniziato all'insegna della tranquillità. Situazione tranquilla, la situazione è sotto controllo, anche nei giorni scorsi avete visto l'efficacia degli interventi, la tempestività, dimostrazione insomma, di un dispositivo importante messo in campo. Sicurezza di un territorio è un lavoro collettivo. Nasce dalla somma di tutte le forze dell'ordine, nasce anche dalla partecipazione dei cittadini. È un lavoro collettivo, un lavoro d'insieme, quindi Pescara è una città effervescente ma si lavora tutti insieme in una stessa direzione.